Liceo musicale e coreutico Galizia di Nocera Inferiore. Siamo venuti qua per una esibizione di ballo. Un ballo, per la verità, molto molto apprezzato da chi lo stava osservando dalla platea. Amalgamare i rapporti fra i ragazzi, farli vivere insieme e sperimentando le stesse emozioni. Di un progetto scolastico e quindi una integrazione in una scuola dove non esiste la street dance, io insegno questo, i professori hanno deciso di introdurre questa danza, che è una danza di strada, una danza popolare che entra proprio nel cuore, nel dentro e tira fuori l'entusiasmo naturale dei ragazzi, naturale perché loro ce l'hanno. Quanta pazienza devi avere per fare questo? Io credo di essere nata con la pazienza, nel senso che non difficilmente mi ma quasi mai, credo sempre che quando non si arrivano a determinati risultati c'è un problema proprio di comunicazione, quindi mi metto più in gioco io che prendermela con i ragazzi. Il titolo dell'esibizione? E le due facce della stessa medaglia. Quindi sì, parlano del momento di tristezza, l'ho fatto proprio per i ragazzi, del momento di tristezza e del momento di allegria, quindi diciamo che loro sono proprio queste due facce in questa età particolare e credo che ci serva sia la tristezza che l'allegria, quindi in un giusto equilibrio. E comunque devo comunque tantissimo al progetto Per chi crea della SIAE, che ci ha finanziato questo progetto, e diciamo che con questo progetto abbiamo già fatto varie attività che voi avete seguito in tutto il percorso dell'anno e siamo arrivati all'ultimo laboratorio, che è dello scorso anno, diciamo che in effetti è del 23-24 questo progetto, ed è l'ultimo laboratorio che abbiamo presentato e abbiamo pensato di fare una cosa proprio vicina ai ragazzi, una cosa di urban dance, e quindi abbiamo chiamato questa esperta, la signora Ilenia Rossi, che ha una compagnia che lavora da tantissimo su queste discipline e penso che i ragazzi sono extra felici proprio. Sono felice anche che tutto il liceo coreutico è presente, quindi dalla prima alla quinta, e anche socializzare tra di loro, lavorare insieme, è stata un'esperienza sicuramente per noi che abbiamo osservato, sicuramente molto motivante, ma anche per loro stessi, perché in un momento si sono trovati complici a protagonisti di questo lavoro che stiamo per mettere in scena. Ringraziamo la nostra dirigente che ci dà queste opportunità di crescita.